Bene, siamo qui da Roberto Pincerato all'agenzia Yoda Broker e il tema che volevamo chiederti oggi è, noi leggiamo che non di rado anche aziende molto importanti, le ASL, ospedali, ma anche aziende, voglio dire, quotate, hanno questi attacchi hacker che danno, fanno dei danni enormi in pratica, perché oltre a rubare i dati, come fanno i ricatti, tutta una serie di cose. Noi nel nostro piccolo, anche noi diciamo abbiamo più cose, pur avendo password, secondo passaggio, tutta una serie di sicurezza, però abbiamo un po' di preoccupazione, quindi vorremmo sapere da te un Sì, po' allora, com'è. intanto siamo soggetti tutti anche da privati a questi eventuali attacchi o ricatti, quindi tanto si consiglia che quando uno riceve un SMS, una mail, dei link, se non si è certi di cosa o chi te li manda, di non aprirli mai. Questi possono arrivare anche da banche o posta, perché ci sono degli hacker che camuffano gli indirizzi di quelli ufficiali, quindi vi sconsigliamo vivamente Mi permetto di interrompere, poco giusti giorni fa un amico di Facebook mi scrive: mi mandi uno che avevo visto 2 ore prima, mi mandi il tuo numero di telefono. Gli ho scritto: per cortesia, mi dici l'ultima volta che ci siamo visti dove era, mi dici che lavoro fai, e un'altra cosa, ma ti ho risposto: gli avevano hackerato il profilo. Esatto. Quindi ci sono appunto questi hacker che rubano i profili anche delle persone amiche e noi rimaniamo ingannati di questo. Quindi molta attenzione, il nostro ufficio di consulenza è anche qua per consigliarvi e colloquiare con tutti quanti per avvisarvi di queste cose. Sì, esiste una copertura assicurativa per queste cose perché gli hacker utilizzano i dati per ricattare aziende o private e quindi creando un danno d'immagine. Quindi faccio un esempio, su un studio medico portano via i dati e possono ricattare i pazienti in varie forme e varie maniere e il paziente che ha dato i propri dati allo studio medico può e ha diritto per legge a un risarcimento anche cospicuo per danno d'immagine. Quindi non sottovalutiamo questa cosa, si sente spesso, è in aumento esponenziale questo fenomeno a grossi livelli, ma non dobbiamo anche stare tranquilli come semplici private. Questo può servire anche per i minori che possono subire diciamo dei atti di bullismo o cosa, quindi è un rischio molto molto sentito e attuale. Siamo a disposizione per qualsiasi tipo di consulenza per consigliarvi anche solo come non utilizzare o utilizzare al meglio le vostre apparecchiature elettroniche di comunicazione. E quindi vi consigliamo di venire qui alla IOTA, c'è Roberto, vi può dare una consulenza e capire quale può essere la situazione migliore per proteggere sia dai privati ma anche come aziende. Esattamente. Yoda, siamo disponibili a confronti diretti con privati o professionisti su qualsiasi argomento, se hanno dubbi, se hanno richieste particolari, anche direttamente sui vostri filmati, sul vostro canale Chioggiazzurra.